voglio farmi un risottino con le zucchine. Vi dico gli ingredienti: zucchine con il fiore, romanesche, parmigiano reggiano, poi riso carnaroli, non scherziamo, quindi tipologia super fino. Poi abbiamo cipolla, provola affumicata, menta e limone, sale e pepe. Allora, iniziamo subito, velocemente iniziamo, vado subito sgridato. Allora, cipolla, sottile, un pochino di burro, poco, il risotto con il burro, poco. Poi aggiungo un po' di olio, ligure di agostino, sommariva, facciamo sciogliere, mettiamoci uno. Che musica. Cipolla fresca, buona. Allora, abbassiamo. Così, piano piano. Guardate che spettacolo. Bello, piano piano. Facciamo fondere sto burro. Facciamo morbidire la cipolla. Qui, in quest'altra pentola, guardate che cos'ho. Abbiamo capito. Ci siamo capiti. Allora, zucchine. La parte inferiore. Poi, cipolla e la coccia o buccia di parmigiano. Adesso qui il burro si sta sciogliendo e adesso andiamo col riso. Faccio tostarlo bene, quindi deve assorbire tutto il grasso. Una volta assorbito il grasso andiamo a sfumarlo. Io in questo caso non lo sfumo col vino, ma vado direttamente col brodo. Ci siamo capiti? A posto. Guardate qui, vado direttamente col brodo. Meraviglioso. Poi aggiungo un altro pochino, quindi abbiamo un brodo buono, addirittura con la buccia del parmigiano. Ma dove lo troviamo? Adesso parte al mondo. Adesso parliamo delle zucchine. Io tolgo questi fiori meravigliosi qui e me li metto da parte e poi vado con le zucchine. Come andiamo? Così, andiamo così. Taglio così a metà, lo lascio un po' a dadini, ok? Cioè a dadini un po' spessi. Vado così, zacchi. A metà cottura, zucchine. Perché non le vogliamo, le zucchine proprio mosce. Vogliamo qualcosa che si sente tra i denti. Al dente. Tolgo nel frattempo i pistilli dei fiori, quelli attaccati alle zucchine, ok? Quindi, vedete? Tolgo, che questi qua poi non buttiamo niente, così li utilizziamo, daranno colore dopo in mantecatura. Oh, questa l'ho registrata io quando cantavo. Aggiungo un po' di sale, aggiungo un po' di pepe, così abbondante, giriamo. Fare i gargarismi, sta preparando perché poi deve venire a pranzo, vedo? Se ne mangia risotto con lui. Eccoci, perfetto. Siamo solo. Nel frattempo mi preparo la menta. Menta e zucchine stanno benissimo. Conoscete le zucchine alla scapece? Un giorno le faremo insieme. La menta. Un abbinamento perfetto. Assaggiamo quanto tempo manca ancora? 2 minuti? Dai, aspetta un secondo. Ci siamo. Spengo tutto. Così. Adesso. Menta. Zacateca. Poi. Allora, qua la provola affumicata. Allora, basta con queste provole che sono affumicate, ma affumicatissime, con sapore improponibile. Allora, quindi, provola. Guarda, buonissima questa. È proprio leggera come affumicatura. Vado così, mamma mia, non è tanto asciutta, però facciamo così, la taglio un po' a dadinetti, dai, a dadinetti mi piace così, vai, così. Poi, che fai? Ci facciamo mancare un po' di parmigiano? Mai, allora, è soffiato, è molto così, areggiante, però è poco, eh? Poi, e un po' d'olio extravergine oliva, così mantechiamo con questo poco sempre, e
E poi per finire, un tocco di freschezza, un tocco di acidità giusta, ecco qua, limoni, vedete? Con la foglia, sono trattati questi, vai così. Questo un risottino che veramente, come dicono qua a Roma, con due spicci ce lo portiamo a casa. Poi bella mantecatura, il nostro suono com'è? È quello suo, lo sentite? Plop 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 plop, è quello dell'amore, non ci si può confondere. Guarda che bello, yeah. Mamma mia, vado, assaggio, assaggerò. Oh, i fiori, nessuno mi ricorda niente, eh? Mario, pure te, eh? Yeah. Guarda, mi fila, vai, 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 non si muove più ormai. Assaggio, guarda, guarda, mi fila, la provola. Buono, eh? Due zucchine, pezzo di provola, parmigiano, buonissimo, lo devi rifare, stupendo. Non vi dico, è economico, questo è scontatissimo. De stagione, e questo lo sapete, ma quanto è buono, da paura. Buonissimo, ragazzi, quanto è buono. Buonissimo. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.